caduta anche noi. Abbiamo agitato le nostre palme. Anche noi abbiamo accolto Gesù. Anche noi abbiamo espresso la gioia di accompagnarlo. Il nostro fratello qui ci illumina nel cammino. E così oggi l'abbiamo accolto. E questa è la prima parola che vorrei dirvi, gioia. Non siate mai uomini e donne tristi. Un cristiano non può mai esserlo. Non lasciatevi prendere mai dello scoraggiamento. La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma nasce dall'aver incontrato una persona, Gesù, Dio in mezzo a noi. Nasce dal sapere che con Lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili, anche quando il cammino della vita si scontra con problemi e ostacoli che sembrano insormontabili, e ce ne sono tanti. E in questo momento viene il nemico, viene il diavolo, mascherato da angelo tante volte, e insidiosamente ci dice la sua parola. Non ascoltare Lui. Seguiamo Gesù. Noi accompagniamo, seguiamo Gesù. Ma soprattutto sappiamo che Lui ci accompagna e ci carica sulle spalle. Qui sta la nostra gioia, la speranza che dobbiamo portare in questo mondo. E per favore, non lasciatevi rubare la speranza. Non lasciate rubare la speranza. Quella che ci dà Gesù. Seconda parola. Perché Gesù entra in Gerusalemme? O forse meglio, come entra Gesù in Gerusalemme? La folla lo acclama come re. E lui non si oppone, non fa tacere. Ma che tipo di re è Gesù? Guardiamolo. Cavalca un puledro. Non ha una corte che lo segue. Non è circondato da un esercito simbolo di forza. Chi lo accoglie è gente umile, semplice, che ha il senso di guardare in Gesù qualcosa di più, ha quel senso della fede che dice: questo è il Salvatore. Gesù non entra nella città santa per ricevere gli onori riservati ai re terreni, a chi ha poteri, a chi domina. Entra per essere flagellato, insultato e oltraggiato, come preannuncia Isaia nella prima lettura. Entra per ricevere una corona di spine, un bastone, un mantello di porpora. La sua regalità sarà oggetto di derisione. Entra per salire al Calvario, carico di un legno. E allora ecco la seconda parola. Croce. Gesù entra a Gerusalemme per morire sulla croce. Ed è proprio qui che splende il suo essere re, secondo Dio. Il suo trono regale è il legno della croce. Voi siete principi, ma di un re crocifisso. Quello è il trono di Gesù.
Gesù prende su di sé. Perché la croce? Perché Gesù prende su di sé il male, la sporcizia, il peccato del mondo, anche il nostro peccato, tutti noi. E lo lava con il suo sangue, con la misericordia, con l'amore di Dio. Guardiamoci intorno. Quante ferite il male infligge all'umanità, guerre, violenze, conflitti economici che colpiscono chi è più debole, sete di denaro, che poi nessuno lo può portare con sé, deve lasciarlo. La mia nonna ci diceva a noi bambini: il sudario non ha tasche. Amore al denaro, potere, corruzione, divisione, crimini contro la vita umana e contro il creato. E anche, ciascuno di noi lo sa e lo conosce, i nostri peccati personali. Le mancanze di amore e di rispetto verso Dio, verso il prossimo, e verso l'intera creazione. E Gesù sulla croce sente tutto il peso del male e con la forza dell'amore di Dio lo vince, lo sconfigge nella sua resurrezione. Questo è il bene che Gesù ci fa a tutti noi sul trono della croce. La croce di Cristo abbracciata con amore mai porta alla tristezza, ma alla gioia di essere salvati e di fare un pochettino quello che ha fatto Lui quel giorno della sua morte. Oggi in questa piazza ci sono tanti giovani. Da 28 anni la Domenica delle Palme e la Giornata della Gioventù. Ecco la terza parola. Giovani. Cari giovani, vi ho visto nella processione quando entravate. Vi immagino a fare festa intorno a Gesù, agitando i rami di ulivo. Mi immagino mentre gridate il suo nome ed esprimete la vostra gioia di essere con Lui. Voi avete una parte importante nella festa della fede. Voi ci portate la gioia della fede e ci dite che dobbiamo vivere la fede con un cuore giovane, sempre. Cuore giovane anche a 70 o 80 anni, Cuore giovane. Con Cristo il cuore non invecchia mai, però tutti noi lo sappiamo, voi lo sapete bene, che il Re che seguiamo e che ci accompagna è molto speciale. È un Re che ama fino alla croce e che ci insegna a servire, ad amare. E voi non avete vergogna della sua croce, anzi l'abbracciate, perché avete capito che nel dono di sé, nel dono di sé, di uscire da sé stessi, che sia la vera gioia e che con l'amore di Dio Lui ha vinto il male. Voi portate la croce pellegrina attraverso tutti i continenti, per le strade del mondo. La portate rispondendo all'invito di Gesù: andate e fate discepoli tutti i popoli, che è il tema della giornata della gioventù di quest'anno. La portate per dire a tutti che sulla croce Gesù ha abbattuto il muro dell'inimicizia che separa gli uomini e i popoli e ha portato la riconciliazione e la pace. Cari amici,
anch'io mi metto in cammino con voi, da oggi, sulle orme del Beato Giovanni Paolo II e del Benedetto XVI. Ormai siamo vicini alla prossima tappa di questo grande pellegrinaggio della croce. Guardo con gioia al prossimo luglio, a Rio de Janeiro. Vi do appuntamento in quella grande città del Brasile. Preparatevi bene, soprattutto spiritualmente nelle vostre comunità, perché quell'incontro sia un segno di fede per il mondo intero. I giovani devono dirle al mondo: è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani. Chiediamo l'intercessione della Vergine Maria. Lei ci insegna la gioia dell'incontro con Cristo, l'amore con cui lo dobbiamo guardare sotto la croce, l'entusiasmo del cuore giovane con cui lo dobbiamo seguire in questa Settimana Santa e in tutta la nostra vita. Così sia.